Buon compleanno Federico II. Così come annunciato nella prima edizione del 2015, ritorna come appuntamento annuale nel calendario dell'Ateneo Federiciano l'occasionale anniversario per la fondazione datata 5 giugno 1224. I festeggiamenti andranno avanti dal 3 giugno fino al prossimo 10 giugno, quando in uno dei luoghi più ricchi di memoria del centro storico, la Piazza del Gesù, l'Ateneo incontrerà la sua città per offrire un evento teatrale e musicale. Alla città e ai suoi tanti visitatori, il 4 giugno l'Ateneo invece aprirà i musei delle scienze naturali e fisiche e l'orto botanico e nei giorni 3, 4 e 5 giugno accoglierà i giovani di tutta Italia che verranno a Napoli per il FRU 2016, il Festival delle Radio Universitarie Italiane. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il rettore Gaetano Manfredi. Noi festeggiamo i 792 anni dalla fondazione e abbiamo deciso quest'anno di spalmarli in una settimana di iniziative, anche perché c'è la coincidenza con le elezioni comunali, e avremo nel fine settimana del 3-4 il Festival delle Radio Universitarie Italiane, che è un evento molto molto bello, con alcune dirette radiofoniche, con Radio Rai, con le più importanti catene italiane, e poi la sera in Piazza del Gesù il tradizionale spettacolo che noi già abbiamo cominciato l'anno scorso, dove ci saranno due eventi inediti, un monologo che è stato scritto da Maurizio De Giovanni ispirato alla Federico II e uno spettacolo di Peppe Barra che ricorda i 40 anni dalla Gatta Cenerentola. Un'occasione importante per tantissimi giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell'informazione e della radio, il FRU 2016, ne è convinto Arturo De Vivo, prorettore dell'Università di Napoli, Federico II. Che senso ha un festival delle radio universitarie? È la testimonianza dell'impegno dell'Ateneo sulla comunicazione. Un impegno che vede nella radio la cerniera tra una vecchia tradizione e la nuova tradizione, che è quella del digitale.